Concetto però anche quello di far partecipare i cittadini, le imprese, le aziende, le associazioni alla vita pubblica. Per partecipare alla vita pubblica, oggi come oggi, cosa succede? Che oggi si arrangiano proteste o si è indifferente. Per essere parte attiva bisogna confrontarsi con dei dati che siano dei dati oggettivi. Faccio un esempio, quante buche ci sono a Bari e quanti reclami ci sono perché si inciampano queste buche. Se andiamo sui social sembra che tutto è negativo, sembra che Bari è l'unica buca. Quando magari bisogna analizzare e capire, non so, 100 segnalazioni di buche per la città e 80 sono state già aggiustate da alcuni in 2 mesi. Cioè bisogna parlare un linguaggio che sia un linguaggio oggettivo. Gli open data si basano su due, sostanzialmente su due pilastri, il pilastro tecnologico, sì, diciamo tecnologico, informato, e il pilastro giuridico. Sapete che sono licenze con Creative, GPL? Allora, per poter utilizzare un dato, un'informazione, un documento, un file, voi oggi in Italia non lo potete fare se non chiedete l'autorizzazione al soggetto che ha prodotto quel dato. Se io faccio un quadro, faccio una poesia o faccio un post su Che Futuro, c'è una licenza sotto che vi dice che non potete usarlo. C'è un copyright, cioè i diritti sono tutti dell'interlocutore che è proprietario intellettuale della cosa. Qualsiasi sia questa cosa. Questa è la legislazione vigente. A meno che io faccio un'operazione al contrario, non faccio copyright, ma faccio un copyleft. Cioè io vi cedo i miei diritti. Voi potete fare quello che volete da mia opera, che sia un software, e poi ci sono le licenze per il software, eccetera. Siete liberi di fare quello che volete, rimane la paternità dell'opera nei miei riguardi. Io al massimo vi posso mettere dei vincoli, per esempio, dovete citare il gioco che sono io, la cosiddetta common credit attribuzione, o CC BY. Gli open data sono fatti appunto con due pilastri. Il primo pilastro è la licenza giuridica, cioè voi potete utilizzare gli open data per fare qualsiasi cosa, anche a scopo commerciale, con al massimo due vincoli, o la citazione della fonte, o permettere stavolta ad altri interlocutori di usare la vostra opera. Faccio una metafora, io faccio poesie, magari, faccio una bella poesia e la signora fa magari una bellissima musica sulle mie poesie. Se io dovessi mettere la licenza CC BY SA, cioè impongo alla signora di utilizzare la mia opera, di citarmi come autore e di permettere anche alla signora, signorina, e al ragazzo, va bene, c'è la ragazza, ok, e supponiamo che lui è un videomaker, chiediamo che tu così lo facciamo un videomaker che vuole utilizzare la tua musica per usare la mia musica. Licenza Common Creative Attribuzione è proprio questa, cioè io cedo la mia conoscenza, che è il cuore del concetto dell'open source, se vogliamo, cioè io cedo la mia opera intellettuale al mondo, esattamente come fa Wikipedia, per capirci, semplicemente chiedendo, dovete citarmi, e a sua volta permettere agli altri di usare la vostra conoscenza nell'opera derivata che è fatta dalla mia. Quindi lui può fare un bellissimo video con la musica e quindi nessuno di voi può metterci in atto con copyright e bloccare questa filiera di trasmissione della conoscenza. Detto così, sembra molto filosofico, in verità lo è. Nel caso di open data esistono vari tipi di open data, esistono gli open data governativi, cioè quelli prodotti da un ente pubblico, Bari, Regione, Puglia, Italia, Stato. Gli open data comunitari, che sono quelli fatti dalla comunità, Wikipedia, OpenStreetMap, che è la mappa aperta e collaborativa, oppure esistono gli open data legati al business, cioè aziende che forniscono i propri dati alla comunità. Perché? Perché se io fornisco un elenco dei punti M che in Italia fa bene e voi ci aggiungete un valore aggiunto tipo ci metto pacchione aperto, ci metto quelle mail, ci metto il sito web, che sono informazioni che io, produttore del dato, non avevo appunto fornito, accresco il valore del mio dato. Quindi ci sono delle aziende, soprattutto americane, che forniscono questi dati affinché vengano sempre di più valorizzati. Due aziende per tutte in America, non sono proprio open data, ma sono di fidelità, sono Airbnb, che è la più grande catena mondiale di ricettività, che non possiede Airbnb, ma gestisce i dati, e Uber, che possiede tutti i dati, sono tutti i taxi del mondo, e non possiede taxi. Quindi il business che c'è attorno ai dati è immenso. Qualcuno lo chiude all'interno di recinti per le licenze commerciali, qualcun altro lo fornisce al mondo appunto per poter fare.
Ok, il vostro ruolo potrebbe essere. Vi dico qual è il problema che hanno evitato, così secondo me si dovrebbe lasciare un po' di data. In Italia esistono tantissimi siti internet che forniscono open data. Io mi occupo di open data, prima mi occupavo di open data, poi della regione Basilicata, oggi mi occupo di Lecce. Questi dati, dalla Camera di Commercio piuttosto che il Comune, vengono costruiti da un funzionario, da qualcuno che li dà alla comunità. Non vi spiego tutta la filiera all'interno di amministrazione perché magari è un po' tediante. Però, che cosa si fa con questi dati? Il problema degli open data è questo. Gli open data nascono per essere visti da macchine, non da umani, perché sono dei formati aperti, CSV, non so chi di voi sa che cos'è un CSV, è una tabella di testo che anziché essere con un formato proprietario come l'Excel, quindi impone l'introduttore di avere Microsoft Office per poterlo aprire, il formato CSV è uno standard aperto, aprire da qualsiasi sistema operativo, da Mac, da Linux, da Android, da telefono, da quello che voglio. Però se io dovessi aprire un file CSV, vi faccio vedere questa tabella e poi vi faccio vedere la trasposizione di questa tabella. Un file CSV, appunto, vi dicevo, un file tabellare. In questo caso un file con l'ID, latitudine, longitudine, il nome, il toponimo, l'indirizzo, il civico, la descrizione. Visto così, è un elenco di battaglie navali, colonne, terribili. Sì, ma qual è la potenza di un file del genere? La potenza è la cosiddetta opera derivata. Cioè quello che potreste fare voi, come società civile, come startup, come designer, come aziende, come associazioni, come cittadini, che prendono questa informazione, questo dato grezzo, e lo lavorano affinché sia più digeribile dal punto di vista grafico verso, per esempio, i cittadini. Faccio un esempio. Questo stesso file, visto così, significa tutt'altro. Sono i luoghi di ubicazione dei defibrillatori nella città di Lecce. Quando una persona ha un infarto, se non interveniamo in 7-8 minuti, la persona è inutile che arrivi in ambulanza. È già a Lecce hanno fatto un accordo. Varie associazioni hanno donato 90 defibrillatori alla città. C'è un bot Telegram con le parole dove 2000 volontari, quando arrivano all'ambulanza 118, vedono dov'è il luogo dell'infarto e se qualcuno è vicino, ha fatto il corso di decompressione polmonare, intanto che arriva l'ambulanza, non li salva lì. Perché? Perché va a prendere quel defibrillatore che sta in quella scuola media e salva la vita a quella persona. Da quest'anno, il 1 luglio, è obbligatorio per esempio in tutta la palestra. E poi, se non so se sapete, il 50% del fatto in Italia avviene sui giovani, in attività fisica, non sugli anziani, obesi, non è più anziani. C'è una cosa meglio. Quindi che cosa voglio dirvi? Ho fatto due passaggi velocissimi. Il fatto che io produco una tabella diventa un servizio della comunità. I dati non sono semplicemente per gli addetti ai lavori, perché riguardano trasversalmente tutte le attività. Un altro esempio, i trasporti. Se io volessi sapere tra 5 minuti qual è il prossimo bus che passa qua vicino, nel resto d'Europa, quindi caccio con carico manco, l'attenzione al trasporto pubblico come bene comune, può sembrare una cosa forte, ma è così, è particolarmente rappresentata da questi pallogrammi. Questi sono tutti i luoghi dove c'è un fornitore di trasporti pubblici, quindi la Bari, non so, l'Anta, che fornisce questi dati. Questa è l'Italia. Lecce, Napoli, Roma, Palermo, da Roma in giù. Quindi se io non sono in queste città, io queste informazioni non ce le ho, che vuol dire non sono raggiungibile. Anche se fisicamente c'è la ferrovia piuttosto che il bus, il trasporto pubblico, se mi sposto in Europa capisco la differenza culturale. Perché? Perché nel resto dell'Europa io prima di spostarmi non penso a una macchina, penso a un mezzo pubblico, che sia bicicletta, che sia cancello, che sia bus, che sia treno, e così via nel resto del mondo. Quando si pubblicano dei dati in formato aperto, c'è necessità che ci sia un'intelligenza collettiva, quindi io aggiungerei una smart community che rende una città una smart city, e non il contrario. Spesso, se uno deve fare cose di management diciamo alla Bocconi piuttosto che a Politecnico di Milano, vi parlano di sensoristica, di internet of things, vi parlano di tutte queste cose meravigliose, che però invertono il senso.
questi sensori aiutano l'uomo ad essere più uomo, a vivere la sua natura attorno a sé, non il contrario. Quindi i dati e tutto ciò che c'è attorno ai dati devono avere una cosiddetta domanda, cioè devono avere qualcuno dalla parte che dice a qualcuno: guarda che io sono un'associazione di cure verde, voglio adottare un orto urbano idroponico, mi dici quali sono le aree verdi adottabili? E voi mettete in collasso con loro, perché loro stesso non hanno licenziamento delle aree verdi, oppure se ce l'hanno, immaginate le aree dove si può costruire, le tengono appositamente chiuse nei cassetti, perché chi prima ce li ha le informazioni ha un vantaggio competitivo per costruire quel palazzo. E lì dentro si incunda tutto ciò che è la madre italiana, la nostra parola. Quindi spesso gli operatori vengono anche associati, non impropriamente, ma in maniera parziale, al concetto di trasparenza. Se io ho tutto bello pubblico, ho la trasparenza della pubblica amministrazione. Non basta. A me serve che gli operatori siano pubblici e ci sia una fascia di persone come la vostra che sappiano prendere questi dati per dargli un'interpretazione grafica. Perché così io li comprendo. Vi faccio un altro esempio. Ieri c'è stata una forte polemica a Lecce, i soliti tifi da stadio, ci sono troppi cinesi qua in questa città, siamo in base da cinesi, la maggior parte degli stranieri sono i cinesi. Ok, io poi sono abbastanza numeroso, ho detto certamente se noi andiamo a prendere il file del censimento degli stranieri residenti, è difficile che lo legga la massaia sotto casa, che legge il giornale, si fa impressionare. Cerchiamo di usare una rappresentazione differente. E ho fatto questa, che è stata messa sul giornale ieri a Lecce, sulla cerina. Sono messo il link e qua mi dice la percentuale, qui c'è la tabella con i numeri oggettivi, degli stranieri residenti a Lecce. Se io clicco Asia, mi rendo conto che è vero che ci sono i cinesi, ma non sono tanti gli stranieri, sono filippini indiani. Per i filippini ci sono, perché sono quasi tutti badanti o persone che lavorano con pubblica utilità, per esempio a lavare quando accudiscono i bambini, eccetera. Quindi hanno una valenza positiva, non negativa nella società. Ecco, la grande difficoltà è questa, creare una fascia di persone competenti, culturalmente pronte, sia dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista della finalità, affinché questi dati, che sono miliardi presenti oggi, benché non abbastanza, come ho visto prima che in Puglia sui trasporti c'è soltanto Lecce, ma in verità con i comuni che producono per nata c'è soltanto Lecce e Bari, non è che cambia molto. Vuol dire che se io vivo a Altamura piuttosto che anche in Umbria e voglio avere informazioni sui trasporti, sugli aerei, su quante start-up stanno nascendo nella città o qual è la scuola con le maggiori performance per le promozioni, io queste informazioni non ce le ho. Come faccio a giudicare la realtà? Come faccio a giudicare il mio amministratore? Come faccio a dire stanno lavorando bene, stanno amministrando bene? Non ha senso. Vado sui social, faccio un sentiment analysis, che quanto più oggettivo possa fare, con tutti i grafi, non GS, con qualsiasi altro software che avete, sì, ok, ma non parliamo la stessa lingua. Se io so quanti sono, non so, gli stranieri di una città, posso fare un discorso oggettivo. Come ho detto all'inizio, gli open data quindi sono la stampella per l'open government. Perché? Perché se l'open government dovrebbe, se ne parla molto in questo periodo, dovrebbe stimolare la collaborazione e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, a sua volta io devo abbattere i compartimenti delle strutture all'interno dell'amministrazione, organizzare partenariati, coprogettare le politiche pubbliche con i cittadini. Quanti di voi hanno partecipato a un'assemblea pubblica dove magari si decide un nuovo quartiere, che tipo di forma deve avere in un piano urbano regolatore, oppure che vi chiedono vogliamo investire più di 2 milioni di euro per fare il basolato nuovo qui o per farvi abbattere per esempio la tassa all'asilo dei vostri figli. Queste operazioni che sembrano banali, nei paesi anglosassoni, in Australia, in Scandinavia, sono all'ordine del giorno. Gli anziani vengono accompagnati nei CAF, tra virgolette, dove sono ragazzi come voi che hanno cooperative digitali per aiutare chi ha bassa alfabetizzazione digitale accedere a questo mondo, che non vuol dire essere novantenne, ci sono persone che 50 anni, queste persone non sanno manco leggere, non sanno manco avere sul web, usano solo WhatsApp o i popoli. Quindi c'è un problema culturale che manca, la fascia della vostra che può accompagnare questo digital divide culturale. La seconda cosa, tutto questo processo deve aiutare il cittadino a non essere cittadino, cioè o meglio, a non essere subito, ma essere cittadino. Io adesso mettendo su un piano romantico, non so se voi l'avete. Piano tecnologico, vi faccio vedere poi degli esempi un po' più tecnologici.
Però dobbiamo sempre porci la domanda, ma tutto questo a che serve? Io insegno coding nelle scuole, robotica educativa, tutte queste cose meravigliose. Insegno ai docenti che per 2 ore stanno così, si squadrano dalla piedi, non ascoltano nulla di quello che io dico, infatti nel loro non parlo di niente. Perché? Perché la prima cosa nella relazione è entrare in empatia. Se io non entro in empatia, tu non ascolterai mai. La comunicazione, però, come ho già detto, fatto 100 la comunicazione, il 7% è contenuto. Quindi posso parlare di mozzarella, di Dash o di startup innovative. Se ve le esprimo in maniera sbagliata, con la gestualità sbagliata, con un tono sbagliato, a voi non arriva nulla. E la colpa è dell'utente, non è del ricevente. Questo si studia in libri di marketing, di comunicazione. Quindi, se io vi dicessi, io per dare sono un formato, sono fatto un formato aperto, che è un formato per dell'area che si chiama CSV, caso geografico stava in JSON, shift file, non si può usare AutoCAD, perché l'AutoCAD è un formato proprietario, non si può usare Excel, è un formato proprietario, non si può usare il PowerPoint, un formato proprietario, eccetera, eccetera. Ma soprattutto gli open data sono condivisione, perché il concetto base che c'è negli open data è che tu devi usarli e ci devi mettere il tuo valore aggiunto. Quindi se io ti faccio un PDF con la tabella dei defibrillatori, tanto il comune fa trasparenza, è vero. Ma se tu fai una mappa interattiva, un'app che mi fa vedere il defibrillatore attorno a me, non lo puoi fare, perché da quel PDF in tempo reale non riesco a estrarre dati. Quindi il formato e la forma giuridica messi insieme devono agevolare l'uso. E Tim Berners-Lee, che immagino che conosciate, colui che ha inventato il WP, ha creato la cosiddetta scala dell'uso con delle stelline che vanno da 1 PDF JPEG al 5 stelle, che è il link dove è data Wikipedia. Voi cliccate, andate a vedere cosa è approfondimento, quanti Pietro esistono nelle chiese del mondo, in tutte le chiese del mondo, poi voi cliccate e andate a vedere nella città cosa c'è oltre alla chiesa, così. Ok, mi sto bombardando, lo so. Se avete domande fatemi prima che finisco, perché mancheranno 10 minuti. Dunque, vi faccio vedere alcuni esempi di applicazioni. Siccome io sono fissato, provengo da una città, anche se vivo a Lecce 20 anni, ma provengo da una città che è diventata capitale italiana. Vai, domanda. Una domanda brevissima. Sono stato da poco a una conferenza in cui sono stati presentati alcuni standard. Tu hai, siccome gli standard sono dei codici comuni che permettono di leggere le cose insieme, tu hai dei siti di riferimento, dei riferimenti dove possiamo trovare gli standard che siano il più diffusi possibile? Sì, però devi distinguere gli standard di formato aperto dagli open data, perché hanno l'aggiunta della licenza. In più devi distinguere se sono documenti o sono software, perché nel caso dei software le licenze aperte per i software hanno una sua, una loro momento aggiunta, quindi c'è la GPL, c'è l'NIT, ce ne sono varie formato aperto. In generale però, se parliamo di formato, esiste, vediamo se... Sì, parlo di formato. Ok, in questa scala del riuso di TMSD, comunque, qua sotto, se tu ti vai a vedere e poi clicchi, insomma, anche questo sito, lui ti fa vedere perché è una stella, quali sono i formati di una stella, cioè il PDF, il JPEG, tutti i formati chiusi, fino ad arrivare al link e dove andare, che sono i formati aperti. Nel mezzo ci sono i formati intermedi, quindi c'è l'Excel, che è 2 stelle, c'è il CSV, 3 stelle, poi c'è il JSON, il GeoJSON, così. Se vuoi, ti consiglio l'Open Data Handbook. L'Open Data Handbook è un libro virtuale fatto online. Vediamo se lo trovo. Open Data Handbook. Ho fatto i dislessi. E poi soprattutto, ecco l'H. Ecco l'H. Eccolo qua. Nell'Open Data Handbook fa riferimento all'OpenDefinition.org, che è il sito che definisce tutto ciò che vuol dire open, che sia conoscenza, che sia software, che sia sorgente, che sia cose così. E ce l'avete, questo è manuale, eccetera, eccetera. Ok. Puoi andare 2 schermate prima con i 5 stelle? I 5 stelle. Sono 3 perché ho fatto 4 milioni di errori e il sito è 5stardata.info. Ok, scusate. Ok, allora io mi divento a fare un po' il divulgatore e un po' l'informatico, per cui che cosa ho fatto? Quando lavoravo a Matera ho fatto in modo che Matera mettesse dei soldi per costruire un bando pubblico
affinché potessero utilizzare, i ragazzi come voi potessero utilizzare quei dati per farci qualcosa. Uno dei vincitori ha costruito un sito che si chiama materialevents.it. Da dove nasce? Nasce da un problema. Matera è una città piccolina, era candidata per la cultura, l'ha vinto, ma ancora non lo sanno, non si è ancora spiegato. E sono un po' contento. Qual è il problema? Che una cittadina comunque 50.000 abitanti ha un ufficio cultura con 3 dipendenti, di cui uno ha 60 anni, quindi non potevamo creare una redazione che censisse tutti gli eventi della città, insomma, la Matera. Quindi che abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di fare un discorso collaborativo con l'Ovellata, cioè abbiamo detto ai cittadini, ok, tu gestisci un bar, tu gestisci un pub, tu gestisci un'associazione culturale, inserite voi gli eventi che riguardano le vostre attività. E quindi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo, non mi uccidete, abbiamo l'Ovellata e poi vi faccio vedere Google non è che è il male, eh? Abbiamo creato un forum di Google dove i cittadini inseriscono, qua si mettono una password, che serve per accettare il fatto che tutto ciò che inserirai da questo momento in poi sarà pubblico, e compili nome, rendo, organizzazione, tipologie, note, date di inizio, pagamento, eccetera. Tutte queste informazioni vengono sparate sul file CSV, sul portale che andate alla comunità intera, e quindi abbiamo detto sviluppate qualcosa che rendano più appetibile questo file tabellare. Il primo premio l'ha vinto questo sito, che fa vedere tutti gli eventi in maniera, vedete, in pagina, l'immagine che è stato il link inserito dalle persone, c'è dove si trova, c'è tutto. Vedete che dal punto di vista informatico, questo è un WordPress, non so chi di voi sa che cos'è un WordPress, che prende quel file di notte, il famoso CSV, e lo butta dentro. Quindi neanche loro hanno una redazione, loro hanno fatto una scatola che fa semplicemente la trasposizione di un fatto tabellare in una cosa gradevole del CSV. Oggi questo è stato acquisito dalla Fondazione Matera 11 come standard per tutti gli eventi, ce ne sono 700 in un anno e mezzo. Sul sito del comune ce ne sono 3 che sono quelli sponsorizzati dal comune. Ma è giusto che sia così. Il comune segue gli eventi da Battiti Live, però ci sono tantissime attività culturali in città. Siamo parlando di una città di 60.000 abitanti. Voi immaginate Bari, immaginate Lino, immaginate Milano, immaginate tutte le città. Di fatto questa cosa adesso la stanno copiando a Catania, a Palermo e a Lecce. In quel caso però c'è stata una scelta coraggiosa. Prendiamo questi dati e li rendiamo pubblici, noi dobbiamo chiuderli, è la nostra responsabilità. È lì che viene il vero significato dell'open. L'open è dare e avere, essere aperti, essere permeati. Sono arrivati un sacco di reclami. C'è il dubbio, ma adesso inseriranno un sacco di fesserie qua dentro. Su 700 eventi, un solo evento inserito in maniera sbagliata, volutamente in maniera sbagliata. Perché? Perché compilare il form, che sono 60 domande, è un deterrente a chi vuole fare il cretino e dar fastidio. Solo io che sono un'associazione che interessa far vedere che stasera se non ho un jazzista famoso il mio padre, mi metto in compilo 4 minuti in evento, non è che faccio 4.000 minuti. Un altro esempio è stato fatto da un'associazione che si occupa di disabilità. Un'associazione che si occupa di disabilità, abbiamo censito tutte le barriere architettoniche presenti nella città di Lecce in ottica collaborativa. Cioè abbiamo insegnato a 100 ragazzi degli istituti superiori di andare in giro con due altri, in particolare uno si chiama Austin Trader, l'altro si chiama Will Map, a censire i problemi di scalini, il marciapiede troppo piccolo, se quel museo è accessibile o non accessibile, quel bar è accessibile o non accessibile. Tutti questi dati sono stati presi, sono stati dati alla comunità e inseriti sul portale che è andato del comune, che ha pagato pure l'associazione. E questi dati verranno messi insieme a un progetto del comune per fare il piano di eliminazione barriere architettoniche, cioè per andare in Regione Puglia o farsi pagare per gestare il marciapiede. E dimostrerà che queste analisi non vengono fatte da geometri che sono stati pagati 40.000 euro per la città, fatti cittadini. È la chiave di volta che i dati sono stati rilasciati in un modo aperto e supportati aperto. Ok, mi avvio adesso alla conclusione. Con lo stesso concetto voi avete milioni di dati aperti e non lo sapete che ci sono. Io mi sono divertito a utilizzare uno dei database più grandi che esistono in Italia, che è il Bibliotheca. Ok,
si chiama DB Unico, il MIBAC, cioè il Ministero dell'Istruzione, tipo Velina, il MIBAC, cioè il Ministero Italiano per il Turismo, per la Cultura, ha il censimento di tutti i musei italiani. Sono una banalità, a fine anni fa questo censimento non c'era. E il contenuto dei musei viene aggiornato per i singoli poli museali, sia che sia il Museo della Tortura con 50 visitatori l'anno, sia il Museo di Giustizia. Questi dati però hanno un formato che si chiama XML, cioè siamo sempre là, sono dei dati aperti, fruibili, non utilizzabili con l'occhio umano con semplicità, e andrebbero sviluppate delle applicazioni per rendere fruibile questo patrimonio. Infatti si dice tecnicamente patrimonio in formato pubblico, perché è una ricchezza. Molte aziende, io la settimana scorsa sono a fare una conferenza italiana sul chatbot, adesso mi seguo, faccio vedere un chatbot di Telegram, no? Comprano i database per fare queste cose e non sanno che esistono già online per tutti. Perché? Perché non c'è la cultura di dire al mondo, vedete che una buona parte di questi dati già c'è. Manca la cerniera, cioè manca voi che prendete questo dato e lo fate capire anche quando è troppo di dati. Quindi ho preso questi dati e ho creato per esempio voi sapete che sono cose Telegram. È tipo WhatsApp, solo che Telegram, a differenza di WhatsApp, prima utilizzate i terroristi, non per sapere, perché permette di fare chat segrete e criptate. È un problema. E siccome non è un'azienda commerciale, non darà mai la chiave di criptazione, perché l'ha pensata che sia punto, cioè la chiave di criptazione la decido io e lui ha la chiave di criptazione. In mezzo che c'è Telegram non sa come leggere questa informazione. Adesso anche WhatsApp e Messenger si sono adesso si sono adeguati, c'è un però Telegram non immagazzina sui suoi server. Piccolissima postilla, quando tu decidi la criptazione, WhatsApp e Messenger se la segnano. Perché? Perché altrimenti in Italia non sarebbero potuti essere, diciamo, la corona dei, perché se il magistrato chiede più dati, loro devono dare la criptazione. Ma è una domanda? C'è un altro punto su questa cosa di fare le chat segrete. Che se invece loro dicono di avere le segrete, invece non è così, è molto più facile recuperare i dati perché sono già sfiltrati, quindi i dati interessanti stanno nelle chat segrete e li recuperano. Assolutamente sì. Allora, consideriamo una cosa, Facebook, Twitter, fanno a favore. Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, che cosa fanno? Perché sono gratuiti? Perché loro rivendono le vostre conversazioni. Cioè loro sanno che i ragazzi di 35 anni che stanno a Bari fanno l'80% di sesso, quindi hanno delle abitudini di consumo, è una pura operazione di marketing. Ecco perché da sempre esiste Rirci, esiste chat punto punto, esistono tutte comunità che dal punto di vista filosofico dicono tu non devi possedere quello che io sto dicendo al mio interlocutore. Non è una questione di privacy, capite? È una cosa un po' più sottile. Tu non devi sapere come è il mondo perché così tu mi mandi la mail corretta, lo spam corretto, piuttosto che mi fai apparire pop-up. Ma avete comprato una cosa su eBay dopo 3 minuti su Facebook, c'è la pubblicità, mi siete mai chiesti? Perché i cookie, quel biscottino di testa che mi sa quando sul computer, quando andate su eBay, non puoi inviare a Facebook. Ok, questo bot che cos'è? Un automa dove io praticamente dico, con delle parole chiare, in questo caso come la città, Bari, lui si collega al database e mi fa vedere tutti i musei che ci sono su Bari. Poi io clicco il museo che mi interessa, museo etnografico a Mozambico, lega la database e mi fa la descrizione del museo di Mozambico. Questi dati mi dà il MIBAC. Io ho costruito scala. L'ha appena adottato il MIBAC, l'ha fatto inventare un bot suo. L'hanno chiamato, l'hanno contattato. Io tutti i miei bot sono open source, ma sono liberamente utilizzati senza nessun vincolo e il codice sono gente su GitHub/soft e sono tra quelli più utilizzati, perché il mio fine non è vendere questa. Il mio fine è il lavoro, non il prodotto. Non sei capace di farlo, mi chiami, infatti, lo faccio. Voi sei capace di farlo tu, chi è il prodotto? È libero il concetto di risorse, faccio fare l'opera di cultura degli altri, scusate. È così. Io do l'opera te la metto sul banco. Sei capace di utilizzarlo? Imparato. Non sei capace, impari. Mi paghi il valore aggiunto umano, non software o licenza. E altrimenti stiamo soltanto spostando il piano da Microsoft a qualsiasi altro punto. Chiudo. Una cosa economica. Lunedì parte a Lecce il secondo contest open data. Ve lo sto dicendo in anteprima perché la conferenza stampa verrà fatta mercoledì, quindi voi siete invitati a sapere che lunedì parte questo.
questo bando, Montepremi sono 18 euro, non sono tutti al primo posto, cioè sono spammati 5 premi. Cliccate qui, il bando adesso vedete la forma partecipativa, però è esattamente quello che è uscito, e leggete in che cosa consiste questo bando. Vuol dire fare due cose, scegliete voi. O un'app, un sito web, un infografico, quello che volete, che utilizza almeno un dato del comune di Lecce, e ce ne sono tanti, abbiamo anche inserito Airbnb, ci hanno mandato tutti i dati di Airbnb su Lecce, Veda e tutta la famiglia. Oppure fate una cosa nuovissima, che non è stata mai fatta in Italia, che si chiama dashboard, cioè un cruscotto grafico, dove io cittadino o sindaco ho lo stato di avanzamento della mia città, qualità differenziata, qualità della vita, qualità dell'aria, in modo tale che il cittadino e il sindaco parlano la stessa lingua tramite questa scrivania con tutti questi indicatori. Se vogliamo è un controllo di gestione o un controllo strategico, non lo fa nessuna città in Italia, è complesso, presuppone un vostro interessamento mischiato con le competenze, perché c'è il designer che deve capire l'utilità, non soltanto grafica, ma anche l'utilizzo da parte dei cittadini, il softwareista che deve capire come prendere questi dati per fare diventare autonomamente questo biscotto. Secondo me saranno fatto 180% di progettazione e 20% di realizzazione. Se questa cosa funziona, secondo voi dovete dare i codici sorgenti per partecipare a questo bando, lanci, cioè tutti i comuni d'Italia adotteranno il vostro software e vi pagheranno per personalizzarlo con loro. Quindi noi così creiamo un'opportunità in business. 5 minuti mancavano anche prima, mi avete fatto sconto, mi va benissimo. No, allora è che non trovavo quello tempo scaduto. Zero, però scusa. Ho finito, sono stato velocissimo, quindi questo non volevo farlo, se volete farlo per 6 giorni, no? Sono abbastanza trasversale. Domanda. Ci sono dei portali che riuniscono tutti gli open data che i comuni forniscono al. Siamo infiltrati, di la verità. No. Allora, in teoria sì, in pratica no. Il sito italiano, il portale italiano, che raccoglie tutti gli open data governativi in Italia è dati.gov.it. Qui ci sono 10.000 dati. Perché dico ni? Perché fermo l'aggiornamento a settembre dell'anno scorso. Per un problema all'interno loro tecnico. Da settembre allo scorso, anzi un anno e mezzo fa per l'interità, oggi ci sono degli altri siti, e quindi vi consiglio di segnarvi in quest'altro sito, che si chiama shamlab.com/opendatahub. Questo sito racchiude tutti gli open data, se vedete qui gli open data sono 27.000 in Italia. Qui dentro trovate comuni, province, regioni, ministeri, qualsiasi ente che fornisce un suo dato anche aperto. Ci sono anche dei dati non in forma di licenza aperta, quindi filtrateli, però qui avete un bel bacino. Sappiate che non è che li vogliono dare conto il governo, sia chiaro. La TICOP è fermo, che stanno facendo un'operazione nel cofano molto più complessa, che è quella di digitizzare semanticamente il contenuto dei dati. In modo tale, come ho detto prima, come se fosse Wikipedia, se io voglio cercare ZTL, non i dati sono scritto sopra ZTL, ma se io voglio cercare Roma, mi esce per esempio tutte le vie dove c'è scritto Roma, tutte le piazze c'è scritto Roma, tutte le d'acqua c'è scritto Roma, diventa come Wikipedia, quindi deve essere capace di accedere a tutti i dati all'interno, che non è una cosa banale, e ci stiamo adeguando tutti i comuni d'Italia, ci stiamo adeguando perché a sua volta, e chiudo, tutti i dati finiscono al portale europeo dei dati aperti, che è europeandataporta.eu, dove qui trovate tutte le nazioni europee, tutti i dati, no, non sono. Ho finito.